Un saluto a tutti da parte di Piero Gepardo e Stefano Nava. Il benvenuto vi giunge dall'Iduna Park. Splendida cornice. Ciao a you! Bentornati con FIFA 15. Ho voluto farvi salutare prima da Pardo. Guardate che spettacolo di stadio, ragazzi. Come dice Pierluigi Pardos, andiamo a giocare la prima giornata di Bundesliga tra Borussia Dortmund e Bayer Leverkusen. Mamma mia, che spettacolo questo stadio. Dai, forza, che il nostro Pupu non vede l'ora di iniziare. Bella figura davanti ai suoi nuovi tifosi. Occhio al contrasto. Eh sì che voglio far figura, soprattutto questa è la prima di campionato, quindi qui le partite iniziano a valere punti, Iniziano a valere punti. Cerca la rete. Proviamo. Tiro, ma non va. Diciamo che avrei voluto tirare di destro, ma ho impostato il nostro Okupo come calciatore sinistro. Quindi prima di riuscire a fare dei tiri da definirli degni di questo nome, che siano tiri, ne dovrà passare di tempo. Su questo tiro c'è il tocco, la deviazione, palla in out. E si riparte quindi da un bel calcio d'angolo. Vedete un po' come si rovina il campo in ogni punto dove i giocatori vanno a calpestarlo. Una delle bellissime particolarità di questo nuovo FIFA 15. Oh, ci hanno tolto la palla. Si gira. Che è successo? Non ho capito cosa è successo a questo tiro. Grande! Grande! Grande, grande, grande! Chi è stato? Wojciechowski? Chi è stato? Immels! Grande Immels! Portiere indegno, come cavolo si è buttato il portiere? È certo che non padre, hanno fatto ribrezzo! Sulla sponda! E siamo quindi sull'1-0, bene così! Bene così, soprattutto per la fiducia e il coraggio di tutti i nostri campioni. Andremo a trovare, si andrà sulla sicurezza. Proviamo Pupu, ma di destro, assolutamente, assolutamente non bisogna giocarci di destro. Abbiamo avuto nuovamente la prova che di destro non bisogna tirare. Grande palla per il nostro Pupu. L'arbitro non ha avuto dubbi qui, ammonizione. Il giocatore incassa di buon grado il giallo. Intervento e scivolata. Siamo stati un po' cattivi con il portiere. Troppo evidente, sono sicuro che anche l'autore del fallo se ne è. Un po' cattivi, ma ti prego il portiere. Impara a non uscire. Kisling. Su col pressing, ragazzi, non fermatevi dietro le spalle. Cruze. Brutta questa. Che è successo? Ma lo ha capito solo l'arbitro quello che è successo, eh? Vabbè, lì fa piazzare per bene la barriera. E là! Mamma mia, se mi passano palla, qui c'è il campo vacante! Qui c'è il campo vacante! Molte interruzioni. E si vola! È il nostro Pupu! È da solo il nostro Pupu! È il nostro Pupu da solo! Il portiere, non ci credo! Non ci credo, questo in FIFA 14 sarebbe stato triplo gol.
Ma che cavolo questo FIFA 15? Si fa quanto difficile e complicata allora questa... quella che sarà la stagione, eh? Cioè, se non riusciamo a fare anche un gol del genere... vediamo se riusciamo a fare questo. Niente. Si chiude il primo tempo, squadre che tornano negli spogliatoi, 1-0 alla fine della prima frazione. Si riparte quindi dal secondo tempo. Royce. Proviamo a lanciarci col nostro Pupu. Royce, nuovamente una palla spettacolare, ci ha lanciato. Bravo Pupu, il cross di Pupu. No, palo, non ci siamo. Per fortuna che l'1-0 ci protegge, l'1-0 dalla nostra parte. Interrompe l'azione con un intervento tempestivo. Sai. Mkhitaryan. Grande 1 contro 1. E il nostro Pupu stavolta va in rete. Stavolta va in rete il nostro Pupu. E va a prendersi tutti gli elogi dei compagni. Siamo sul 2-0, la partita si mette al sicuro. Bellissima azione, grandissima sterzata di Pupu. Si ritrova da solo davanti al portiere, stavolta non sbaglia. A dire la verità, ne abbiamo sbagliati anche troppi finora, quindi. Guardate anche come si alza la rete. Ora ci vorrebbe, mamma mia, che cavolo come si alza. Ora ci vorrebbe il telecronista del Napoli. Si gonfia la rete. E si arriva. Ancora, servono il nostro Pupu. Stavolta vuole provare con il cross. Tiro grande, mamma mia. Decisamente sì, decisamente grandissimo colpo di reni. Sta per arrivare il momento del cambio. Entro Aubameyang per Błaszczykowski. Stavolta Pupu non ci arriva. Che è successo? Oh, ma la si stanno ammazzando il centrocampo. Una lotta greco-romana, altro che partita di calcio. Schmelzer. Royce. Proviamo ad addentrarci con Pupu, ma il difensore dalla sua aveva la posizione e la direzione di tiro, quindi ottimo colpo di testa. Castro. Attenzione, ottima azione del Bayer. Niente, non vuole crossare. E quindi si riparte da un... si riparte da un calcio d'angolo. Guardate che sta arrivando il portiere, ragazzi. Sta arrivando il portiere avversario. Guardatelo. E qui dobbiamo riuscire a sfruttare il rinvio che ci sarà, eh. Qua assolutamente dobbiamo riuscire. Ma che sta succedendo? Ragazzi, cosa sta succedendo? Non voglio premere per non far andare avanti la scena. Assurdo quello che sto vedendo. Assurdo. Non sto premendo per volontà, perché voglio vedere cosa succede. Vabbè, premo perché è necessario si sblocchi tutto. Mamma mia! Magnifica chiusura difensiva. Castro! Tiro! Ed entra in rete! Gol! Ragazzi, un gol spettacolare è stato questo. Per fortuna che il nostro Pupu aveva fatto il 2-0. Guardate il tocco! Rivediamo questo gol da un'altra angolazione. Tocco in aria, bellissimo! Veramente un bellissimo gol da parte del Bayer Leverkusen. Bellissimo gol, ma noi siamo in vantaggio e non ce ne può
Frigher de meno. Intanto i tifosi del Bayern festeggiano per il singolo gol, non so cosa se ne facciano. Mkhitaryan ci prova col tacco. Ottima lettura difensiva. Tiro stavolta di destra. Ah, fuori gioco, pensavo. Pensavo rigore. Eh beh, stavolta c'è anche lei. Credo che quindi ora l'arbitro fischierà. Kisling. E i primi tre punti sono in cassaforte. Saluto a tutti voi da Mr. Cucù. Ciao a tutti, vi saluto.